ragazzi al giorno. Operativi. Man, you already know what time it is. Raga, oggi è game day, siamo carichi. Ora ci prepariamo, andiamo a fare colazione e poi inizia la giornata. Let's get it. Oltretutto dovrei pure farmi questa barbettina, che esce due peli in faccia, ma andrebbe fatta. Ora, raga, con questa faccia vado a prendere a colazione. Classico bombolone e cappuccino. Concentrati oggi. Cornetto e cappuccino secured. Ora si può iniziare la giornata a modo. Let's get it, fellas. Oggi giochiamo l'ultima giornata di campionato. Ci aspetta una partita veramente, veramente tosta contro Vasto. Squadra prima in classifica che all'andata ci ha battuto di 15 punti. La partita è considerata il derby dell'Adriatico. Spoiler, perché tutte e due le città stanno sull'Adriatico. Ed è veramente, veramente sentita. Infatti poi lo vedrete dal video, tutta la gente che è venuta al palazzetto. E loro sono primi, mentre noi siamo secondi. Quindi neanche a farla apposta è una sfida al vertice. Che non vale per i fini della classifica, perché loro sono matematicamente primi, noi siamo matematicamente secondi. Oggi andiamo da loro sicuramente per vincere, per fare una partita solida e per dimostrare che possiamo giocarcela. Il vantaggio che abbiamo noi rispetto a loro è che siamo in 10, loro hanno rotazioni corte, infatti giocano praticamente in 6-7. È una squadra piena di talento, hanno probabilmente il giocatore più forte del campionato a 19.2 punti di media partita, tirano con percentuali altissime, corrono bene il campo, quindi sarà una partita veramente veramente tosta. Oggi l'unico obiettivo che mi voglio dare è quello di fare qualsiasi cosa per cercare di vincere la partita, quindi magari un extra pass in più, un taglio fuori in più, un passaggio in più, buttarsi sulla palla vagante. Sicuramente la partita, se la vinciamo in difesa. Abbiamo anche il fattore campo a sfavore, quindi è veramente veramente importante limitare i loro giochi offensivi e limitarli offensivamente. Oggi non vogliamo e non possiamo tornare a casa sconfitti, vogliamo dimostrare che possiamo contendere per il titolo di Serie B. Quindi raga, siamo carichissimi. Ora vi lascio la partita, ci aggiorniamo dopo con l'analisi. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi, mettete like, commentate. Vi ascolto, raga. Come vedete dai video, io rispondo a tutti nei commenti, dal primo all'ultimo. Quindi se volete che cambi qualcosa, basta che me lo scrivete qua sotto. Se volete che migliori qualcosa, basta che me lo scrivete qua sotto. Però vi ascolto solo se siete iscritti. Quindi se non siete iscritti, iscrivetevi. Ti racconto una barzelletta. Dai. Una signorina sale nel tram senza biglietto, è riuscita ad arrivare al capolinea. Al capolinea sta per scendere, sale uno, mano in alto, questa è una rapina. Ah, meno male, credevo che era il controllore. Cazzo, voi due siete veramente problematici, posso dire. Che cazzata. Comunque siamo qui col commentario della telecronaca della partita Vasto Termoli. Siete pronti? Sì. Pronto. Prontissimi. Pronto. Via. Ok, 22esima giornata di campionato tra Vasto Basket e Termoli. Vi piacciono queste grafiche? Faccio tutte io queste. No, non è vero. Non è vero. Ma lo riconoscete vostro nipote oppure no? Belle scarpe, mamma mia che... Ok, questo è il preludio della partita, cioè l'inizio totale. Questo chi è? Questo è il Mamba Rosso. Mamba Rosso. Mamba Rosso con una gamba rossa e una nera. Vabbè, dai. Comunque la partita sta per iniziare, i quintetti di Termoli li sappiamo, quelli di Vasto no, si inizia, palla di Termoli, Termoli sono quelli blu, Termoli. Io sono quelli blu, palla rubata di Rupil che va in transizione contro Ianuale, palla schiacciata per Caresta che segna i primi due punti della partita, poi vediamo qua Clark, Clark che penetra, passa la palla ecco, a loro lungo, bravo. Due punti, no bravo, non devi dire bravo con i bianchi, no, noi siamo i blu. Termoli sono quelli blu. Oh, sì, okay. Avevo capito il contrario. Tripla di Rupil che ci porta sul 7-5. Palla intercettata da Terzillo. Questo sono io. Palla intercettata da Terzillo. Esi sul loro lungo e si va a prendere i due tiri liberi. Secondo te li segno tutte e due o ne segno uno su due o zero su due allora, tiri liberi? Allora io dico tutte e due, tutte e due. No. Mamma vediamo, li segna tutte e vediamo. Due. Vediamo. 7-7. Oppela, uno. Uno. E il secondo non l'ho messo perché non è entrato. Come? Uno no, su due. Come mai? Palla Ianuale rubata da Rupil, intercettata da Rupil, poi la riprendono loro e vanno a segnare due punti facili. Qui mi ero addormentato anch'io, che colpa mia. Rupil in post basso, passa palla a mio fratello Ginger, Matteo, lo sapete. Lui è come me, si chiama Matteo e Rosso. Ah. Miracolo. Miracolo. Questo chi è? C'è una coppia. Questo chi è? Due punti di Matteo Terzillo. Quanto stiamo, nonno? Matteo Terzillo. 21-16. Termoli 21. 21-21. Questa è la nostra tifoseria. Ti vogliamo ringraziare che sono venuti fino a Vasto per tifarci. Penetrazione di Rupil contro il numero 5. Due punti facilissimi. Time out chiamato da coach Marinelli. Secondo voi cosa dice un coach durante time out? Niente. Come secondo come si arrabbia, tranquillo. Un coach vi dà dei consigli. Sì, vi ci dà dei consigli. Penetrazione in Duan di Rupil che gli dice Yulu. Qui Nathan De Sosa, sto ragazzo è dal Brasile. Hai visto quanto sei gasato?
preso il rimbalzo offensivo. Rupil ancora questa partita, raga, ha dominato, un dominio assoluto. Qui vediamo Caresta che usa il pick and roll, palla terzillo che tira da quasi metà campo, errore, rimbalzo di Basto, palla a Clark, marcato dal nostro capitano, questo con la chiocca è il nostro capitano che lo ferma. Termoli Clark 28. La passa a lungo, che finta di tiro, tenta la penetrazione, tiro. Spin move, fade away, canestro, fortissimo lui, questo qua era veramente forte. Oltretutto sono venute più di 1500 persone al palazzetto a vederci, eh? era pieno. 29-28 per loro. Raga, questo ci ha ammazzato. Il 5 ha messo tipo 4 bombe in 2 minuti, ci ha veramente tagliato le gambe. Infatti qui lo vediamo, Januale, palla a lungo, Aolic, palla ancora questo ragazzo qua in angolo, raga. Abbi pazienza, non so come ti chiami, bro, ma ci ha veramente tagliato le gambe. Penetrazione del rosso malefico. Qui fallo non fischiato. Secondo me era fallo questo no? Secondo me si è dato una bella manata sulle braccia. Transizione fermata al nostro era capitano. Passaggio a loro 4 che la bomba da 3 la mette e qui ci tagliano le gambe perché vanno sul più 11, ci serve un canestro, Silvio Marinaro penetra sul fondo e fa 2 punti, molto facile, ci arriva questo canestro, palla recuperata del rosso malefico 2.0 perché sono malefico, sono io, Rupil in transizione, 2 punti semplici, semplici come l'aria, semplici come il pane. Qui ragazzi c'è stata una carambola abbastanza importante che è finita con una tripla di Peluso, che porca troia, non ce la meritavamo questa veramente non ce la meritavamo. Qui palla Gio che attacca, qui secondo me c'è una mezza simulazione che poi aspettate la fine della partita perché si ride, capite la fine della partita. Palla Olic che la spara da fuori, sbaglia, qui ragazzi ho sbagliato, io devo andare, non l'avevo proprio visto Clark, devo andare più forte a rimbalzo offensivo, palla a loro 5, questa è la seconda occasione, non... Cosa pensi della tua squadra delle storie per migliorare nel secondo tempo? Penso debba mantenere la calma e concentrazione, non farsi prendere dalla tensione e sfruttare il fuoco dei tifosi ospiti. Chi è stato secondo te il giocatore più sorprendente fino a questo momento? Penso che la sera della partita sia Mamba, non c'è da discutere. Intervallo sul 50-43, palla Olic in post basso. Fade away, segna sempre questo qua ragazzi, è una roba veramente folle. Comunque sì, a transizione di Basto, palla recuperata di Caresta, 2 punti che servono come il pane per andare sul meno 7, 52-45. Qui ragazzi sbagliamo a tagliare il blocco, scusate non so parlare, Januale ci punisce. Ai. Il nonno ragazzi deve andare via purtroppo che... Allora, il nonno lo sai. Che ha sempre lavorato alla Conad. Il nonno ha lavorato alla Conad? Per 30 anni. Ma questa non la sapevo io. Questa non la sapevo io. Sì, al magazzino dove si rifornivano tutti i bottegai di Arezzo, andavano in questo grande magazzino Conad. Non lo sapevo. Via. Fadeaway di Clark, rimbalzo di Rupil. Rupil spinge la palla in transizione, passaggio a Claudio Sereno che ragazzi ha dominato, qui ha provato la furbata, ha rischiato veramente tanto. Questa partita è entrato, ragazzi, ci ha veramente dato una mano incredibile. Qui fallo non fischiato, palla quasi recuperata, però ragazzi, transizione Peluso. Qui ragazzi non capiamo bene, e 2 punti. Ci hanno veramente questi, non riuscivamo a prenderli, è una roba pazzesca. 57-47. Vasto. Januale, altri 2 punti, vanno sul più 12, 59-47. Non riusciamo più a segnare, ragazzi. Qui giocata di veramente l'esperienza del nostro Rupi, del nostro argentino, ragazzi, che ha preso Vasto gasato, se andavano più su 14 veramente. Vasto molto gasato, vero? Molto gasato. Qui palla recuperata di Terzillo su Clark. Rupi in cabina di regia. La passa a Terzillo che usa il pick and roll, penetra. Ragazzi, qui ho sbagliato una roba clamorosa. Ragazzi, ho sbagliato una roba clamorosa. Oltretutto dopo 0 su 2 ai liberi, quindi lasciamo stare. Abbiamo preso il rimbalzo offensivo. Qui mi apro, pick and roll con Simone, attacco, la scarico a Marinaro che tira, e sbaglia, rimbalzo incredibile di Fortuna. Rimbalzo incredibile di Claudione che ragazzi ci ha dato una mano pazzesca. Qui un siamo potesi, staccati, è un potesi. Qui siamo staccati dal lato forte, abbiamo preso la bomba di Peluso. Peluso veramente veramente forte, raga. Veramente veramente buono. E giriamo la palla, tripla di Marinaro che sbaglia, ma ancora una volta c'è il rimbalzo di Claudio, ragazzi. Claudio devastante. Qui palla Terzillo, scuota il capitano, palla Claudio che viene stoppato clamorosamente, va a prendere il rimbalzo e segna altri 2 punti.
8 punti di fila di Claudio, che ci hanno dato veramente una boccata d'aria pazzesca. Qui Terzillo spinge la transizione, palla in angolo al nostro capitano, si arresta, tiro in fade e canestro. Qui andiamo sul meno 9, loro poi fanno un canestro che non ha messo, vanno sul più 11. Qui hanno fischiato antisportivo, raga. Antisportivo a Rupil. A Rupil. C'è roba folle. Oltretutto loro tirano il tiro libero dell'antisportivo subito da Clark, lo tirano con Olic, fa 2 su 2, ok? E non gli danno neanche tecnico a loro, capito? Da regolamento questa roba sarebbe tecnico. Poi fanno ritirare i tiri liberi a Clark, che non mi ricordo quanto fa, 1 su 2 se non sbaglio. Ma è una roba folle, cioè questa roba era da tecnico. Comunque sia, altri 2 punti di Claudio alla fine del terzo quarto. E si va sull'ultimo quarto, l'ultima sezione di gioco, sul meno 10. Qui mi ritrovo di Terzillo, prendo un fallo, qui mi ero abbastanza agganciato, devo dire la verità. Palla in post basso a Joe, ragazzi. Joe, veramente l'ultimo quarto con i rimbalzi e con questi canestrini ci ha dato veramente una mano. Caresta attacca il pick and roll, palla a Claudio, pull up da quasi da 3 e butta dentro. Cosa da dire? Bravo, bravo. Pick and roll di Caresta, finito benissimo da Claudio, veramente, veramente, veramente ci ha tenuto a galla. Qui siamo sul meno 6, meno 6, 69-63, altri 2 punti, andiamo sul meno 4. Qui transizione, forza, vediamo, forza. Qui ragazzi, cioè, è arrivata una cosa che miscommunication, al lato debole non arriva, io non mi stacco dal lato forte e ci ammazzo. Ritorniamo sul meno 7, tripla sbaita di Rupil. Rimbalzo di Vasto che spinge la transizione, recupera la palla recuperata da Terzillo. Terzillo dai. Che manda Joe a segnare, dai. Sbaglia da sotto. Rimbalzo fisso di Rupil. Oh. Fallo, non segna, si mangia la mano qua. Terzillo. Siamo sul meno 6. Palla recuperata di Rupil. Passaggio a Caresta in transizione, altri 2 punti. Meno 4, 72-68. Essenziale. Altri 2 punti di Rupil, qui arriviamo sul meno 2 a 4 minuti dalla fine. Oh. E qui succede la cosa folle. Mi hanno fischiato tecnico. Rivediamolo insieme. Mi hanno fischiato tecnico per flopping quando io ero fermo e lui mi entra dentro. Secondo me questo è clamoroso. Probabilmente una delle poche volte che non floppo in vita mia. No, lasciamo stare. Qui 74-70, palla persa di gioco e poi antisportivo, secondo me questo ci stava perché da regolamento c'è. Qui vediamo tutte le 1500 persone nel palazzetto, vanno sul più 6, raga, qui non fischiano goaltending, vabbè, lasciamo stare. Transizione di Caresta, qui raga mi sono tagliato veramente le mani, perché qui avevo una tripla a piedi per terra sul meno 3 e l'ho sbagliato. Non ci stava veramente mai, sul meno 6, ci sono stati 2-3 errori. Una giornata negativa, Forse la tensione, alla fine vivi per queste partite, però veramente male. 2 punti di Claudione, qui ragazzi, tripla del loro lungo che finito. 79-72, non è finita, però poco ci manca. Qui provo a prendere un rimbalzo, non riesco. Transizione di Annuale che mi prende in faccia. Prima avevano fischiato antisportivo a Rupil, ora non hanno fischiato niente. Lasciamo stare. Comunque la colpa è solo nostra, mia. Qui al 2 punti di Terzillo in tapin, la partita ormai era già andata. No, mancava 1 minuto e mezzo, era fattibile, però ragazzi questo alza le mani e segna, è una roba pazzesca. Andiamo sul meno 8, qui recuperiamo un pallone, fallo non fischiato, non lo so se questo era fallo oppure no, recuperiamo un pallone e 2 punti con Rupil. Andiamo sul meno 6. Poi Rupil sbaglia qui, cerco di prendere il rimbalzo, ci riusciamo, palla nostra, la partita purtroppo finisce 88-79, quindi nonna, perdiamo la partita, peccato, finiamo il campionato secondi. Peccato perché siete stati anche sfortunati, sfortunati. Sfortunati in cosa? Quando mettevi la palla nel canestro non c'entrava. Una sfortuna quella, quella è lavoro. Chi è stato il tuo MVP? Claudio Suriano. E se dovessi dare un messaggio alla tua squadra, quale sarebbe? Sempre in gamba ragazzi, forza! Vabbè, commento su questa partita. Allora, se vincevate ero più contenta. Se vincevate ero molto molto più contenta. Però le partite si giocano in due squadre e una purtroppo
deve perdere. Questa volta è toccata a te. Quindi ragazzi, la nonna vi saluta. Salutiamo i nostri viewers. Ciao a tutti. Con l'ultimo video abbiamo fatto 60.000 visualizzazioni. Vuol dire che forse ti guardano 60. Oltretutto lei si è preparata per questo momento. Se vedete, si è messa rossetto, si è fatta carina. Un applauso alla nonna, per favore. Un applauso alla nonna. Comunque sia, raga, un abbraccio. Vi lascio all'analisi della partita. E niente. Let's go. Allora, raga, come avete visto, abbiamo perso. Mi scuso anche per le condizioni, ma veramente mi sono svegliato ora, lunedì, dopo la partita. Avevo voglia di far tutto tranne che darmi una sistemata, quindi così. Ora, secondo me abbiamo giocato bene a sprazzi, abbiamo avuto percentuale bassissima ai tiri liberi e da tre punti, io in primis, con 0-4 a 3 e 0-1-4 ai liberi, cosa folle. Poi personalmente ho concesso 3 rimbalzi offensivi e 2 backdoor a Peluso solo nel primo quarto. È una cosa che ci ha ammazzato secondo me, anche perché hanno segnato 50 punti a metà partita, che è tantissimo. Quelli che in realtà mi rimprovero sono i 2 rimbalzi offensivi, perché i backdoor sono arrivati secondo me, poi la partita la riguarderò sicuramente, sono arrivati da delle situazioni in cui la palla era mezza vagante, quindi c'è stato un tip di un giocatore della nostra squadra e magari io ho fatto un passo in avanti per andare in contropiede, l'hanno presa loro, Peluso ha tagliato backdoor e hanno segnato. Mentre per quanto riguarda in difesa, a me poi viene da ridere, zga, perché Smosso è arrivato a Termoli, quello che marcava me non giocava in difesa sul lato debole, quindi immaginate, c'è la palla nell'ala destra, io sono nell'angolo sinistro e il ragazzo che marcava me mi stava attaccato, regà, porco Diaz. Che sì, ha liberato spazio per eventuali penetrazioni, tagli, pick and roll, queste robe qua. Però personalmente mi ha un po' scombussolato, perché non me l'aspettavo, punto primo. E se avete visto la partita o se mi andate a rivedere, ci sono state situazioni che ho veramente toccato poco la palla. E offensivamente sì, ho sbagliato quelle cose che vi ho detto all'inizio, però veramente, veramente ho toccato poco la palla. Non è un rimprovero assolutamente, anche perché, ripeto, il non toccare la palla ha aperto penetrazioni, tiri ad altri che hanno segnato, hanno fatto benissimo, quindi nessun lamento. Era solo per accennare questa roba della difesa, che io non mi aspettavo che mi marcassero face to face dal lato debole, che è una cosa folle. Ci sta perdere con la prima in classifica? No, in realtà non ci sta, però ci sta. Potevo far sicuramente meglio e questo ci deve e mi deve servire da lezione per quello che poi saranno eventuali partite future, perché sicuramente ci giocheremo contro di nuovo nella fase d'orologio ai playoff. E l'unica cosa che mi ha fatto ridere e sorridere di questa partita è che nello stesso spogliatoio in cui ero ci ho perso la finale scudetto under 16, e vi lascio qui sotto il video che ho fatto, l'ho mandato pure nel gruppo, perché ho aperto, ragazzi, immaginatevi, apro lo spogliatoio, me lo ricordo, mi vedo l'angolino dove stavo piangendo 7 anni fa, vedo la tavoletta dove diceva gli schemi allenatore, niente, questa cosa mi ha fatto abbastanza ridere. Detto questo, raga, vi mando un abbraccio, un love, vi ringrazio perché l'ultimo video l'avete spaccato, più di 60.000 visualizzazioni in una settimana, raga, veramente incredibile. E niente, un abbraccio, ci vediamo tra 2 settimane, perché questa settimana c'è riposo, quindi non giochiamo. Quindi video su YouTube qui tra 2 settimane. Il campionato è finito, siamo arrivati matematicamente secondi. Mo c'è la fase orologio e poi ci saranno i playoff. Non mi ricordo di preciso quante partite si giocano nella fase orologio, però le partite che vinci si vanno a sommare ai punti che hai già. Quindi noi siamo a +2 da Chieti, dalla terza, che va tenuta a distanza, e -6 dalla prima, che è Vasto. Quindi, regalo, sapete già che l'obiettivo è vincere sto cazzo di campionato. Noi torniamo in palestra a lavorare fortissimo, come abbiamo sempre fatto. E un abbraccio, ci sentiamo. Let's get it.